Finti carabinieri truffano anziana, ma arrivano le vere forze dell'ordine. Oggi per Franco Miccichè, giornata di incontri con le istituzioni, domani presenterà la giunta. Ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico le scuole non hanno retto, diversi istituti chiudono per casi Covid. Versare l'olio in mare inquina del reato, molti frantoi stanno distruggendo il nostro ecosistema, la denuncia di Mare Amico. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, dei finti carabinieri truffano un'anziana donna di Real Monte. Sono un 45enne di Agrigento e un 38enne di Siculiana. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta stamani presso il comando provinciale dei carabinieri della compagnia di Agrigento una conferenza stampa tenuta dal capitano Marco Della Rovere, riguardante un'attività condotta dalla stazione dei carabinieri di Real Monte in materia di truffe alle fasce deboli. C'era chi si spacciava per un militare dell'arma, affermando come sono un maresciallo dei carabinieri della procura, lei deve pagare una multa, però era una truffa. È stato arrestato un uomo di 38 anni. La 68enne di Real Monte, per regolarizzare la sua posizione, ha sborsato 700 euro in totale. All'ultimo versamento previsto da 150 euro si sono fatti trovare i carabinieri, denunciato il 45enne che si spacciava quale sottufficiale dell'arma. Il sistema vigliacco è tipico di questi soggetti che fanno truffe alle fasce più deboli della nostra comunità, che si nascondono dietro figure che per noi dovrebbero rappresentare una garanzia, in questo caso tutori delle forze dell'ordine, e cercano di far leva sulle vittime più deboli, sulle fasce più deboli, con raggiri, con minacce, con qualsiasi mezzo pur di avere denaro e ottenere l'utile su queste persone. Fondamentale è stata la collaborazione della donna. La collaborazione della donna, ma più in generale la collaborazione delle singole comunità, per noi è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di avere collaborazione da parte dei cittadini per poter risolvere i loro problemi. Come dice uno dei nostri motti, noi possiamo aiutarvi, ma per questo è necessario che la cittadinanza venga da noi o noi da loro per poter parlare ed esporre quelli che sono i problemi. In questo caso la signora ha avuto la forza, l'encomiabile forza, di venire da noi, parlare e raccontare tutto quello che è accaduto, superando una certa vergogna, superando degli ostacoli emotivi che sono anche molto importanti in queste circostanze. Quali sono le raccomandazioni da dare per evitare furti? Le raccomandazioni, in ogni caso, quando c'è un dubbio bisogna chiamare il 112, bisogna chiedere l'intervento tramite la centrale operativa di una pattuglia. Noi interveniamo sempre in uniforme nelle varie abitazioni, sempre con le auto d'istituto, nell'arma dei carabinieri, tantomeno la procura della Repubblica di Agrigento manda persone a riscuotere denaro, ma nessuno oggi è titolato a dover riscuotere denaro nelle singole abitazioni, soprattutto in contanti. Lei in conferenza ha detto una cosa importante: noi siamo i vostri amici. Noi siamo una parte della comunità, siamo inseriti, siamo amici dei singoli cittadini, di tutti quanti. Il nostro impegno, la nostra promessa. La Guardia di Finanza ha sequestrato 7 società riconducibili al manager faccendiere di Canicattì, Salvatore Manganaro, 44 anni, braccio destro dell'ex dirigente dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani. Nell'ambito della maxi inchiesta Sorella Sanità, che sta facendo luce su un sistema di corruzione nel mondo della sanità siciliana, il sequestro riguarda le quote societarie intestate a prestanome ma riconducibili di fatto a Manganaro. Si tratta della Medical System SRL, Easy Spin SRL, MH Investment SRS, Datmed SRLs, Altcare Innovation, Green Solution ed MH Investments. Il sequestro è scattato lo scorso 15 ottobre in seguito alle dichiarazioni autoaccusatorie dello stesso Manganaro. Quest'ultimo è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità insieme ad Antonio Candela, già responsabile dell'emergenza Covid in Sicilia, Fabio Damiani, ex manager dell'ASP di Trapani, Giuseppe Taibbi, Francesco e Roberto Zanni. Subito dopo l'arresto Manganaro è venuto a rilasciare dichiarazioni agli inquirenti, che però
non avevano convinto i magistrati palermitani, che le avevano ritenute parziali e finalizzate a tutelare gli interessi dell'indagato. A queste dichiarazioni però ne sono susseguite delle altre, con i verbali del 12 e 20 settembre scorso, che sono state ritenute invece fondate a tal punto da far scattare il sequestro delle società. Il sequestro ha coinvolto anche l'imprenditore Vincenzo Licalzi, ritenuto prestanome dello stesso Manganaro. Nei suoi confronti pende una richiesta di cattura dopo il ricorso avanzato dalla Procura al riesame. Se ne va dalla Sicilia Rosario Cortese, il questore costretto a lasciare Palermo per una condanna a 5 anni di carcere ed l'interdizione dai pubblici uffici, nonostante Cortese è colui che ha catturato Bernardo Provenzano. C'è il servizio. Accorato saluto espresso in una lettera da Renato Cortese alla città di Palermo, che l'ho visto in prima linea in questi anni nella sua attività alla guida della questura cittadina. Ho immaginato tanto, scrive Cortese, questo momento ed è arrivato. Il momento di andare, partire, lasciarti con il cuore spezzato. Vado via da una città che mi ha accolto con affetto, che mi ha visto crescere ed invecchiare, soffrire e gioire e che con me ha sofferto e gioito. Ho visto una Palermo distrutta, schiacciata e disorientata dalla ferocia e dalla barbarie della mafia. Ho lottato con lei e per lei. Sono stati anni duri, difficili, costellati di morti, continua Cortese, ma ognuno di essi è stato un seme. Il seme della coscienza civile, del riscatto, legalità, della giustizia. Ed oggi tutti i sacrifici, le speranze e i comuni desideri si stanno realizzando. Vedo una Palermo sempre straordinariamente bella, affascinante e testarda, che si è ripresa quello che credevano di poterle strappare. Il futuro. Oggi vedo il cambiamento, sento il cuore pulsante di una capitale europea, moderna, centro della cultura, della solidarietà, dell'accoglienza. Palermo ha saputo aspettarmi ed accogliermi nuovamente da quest'ora, regalandomi la forza, la sua resilienza, il coraggio che ho visto negli occhi delle persone che ho incontrato nelle strade, nel calore delle mani che ho stretto in questi anni, nell'entusiasmo dei giovani con cui ho parlato. Palermo mi ha insegnato che dopo ogni caduta è possibile rialzarsi e che nei momenti più bui bisogna andare avanti e trovare la forza. Palermo è la migliore parte di me, una bellezza caleidoscopica dai mille volti, quello della solidarietà, speranza, del coraggio, cultura, della coscienza civile, sete di giustizia, della curiosità, dell'amore che porterò con me nel continuare il mio cammino. Primo atto del nuovo sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che chiude per Covid il liceo Politi, mentre il dirigente scolastico è al lavoro per mettere in atto le relative contromisure necessarie per la riapertura. Nella vicina Porto Empedocle anche il sindaco Ida Carmina ha chiuso la scuola media Rizzo. Vediamo. Primo atto del sindaco Miccichè è la firma di un'ordinanza sindacale, la numero 86 del 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 50,5 della legge a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19, misure precauzionali per la sospensione temporanea delle attività didattiche presso il liceo scientifico e delle scienze umane e politi di Agrigento, sito in via Crone, con la succursale presso via Mattia Cimarra, dal 22 ottobre al 4 novembre prossimo, rimandando, c'è scritto nel testo dell'ordinanza, un eventuale prolungamento dei termini temporali anzidetti all'evoluzione epidemiologica dell'infezione accertata. L'atto è stato notificato, oltre che al dirigente scolastico Ferrandelli della stessa scuola, anche all'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, all'azienda sanitaria provinciale e alla stessa prefettura di Agrigento. Intanto il neosindaco Franco Miccichè, nella giornata di oggi, ha effettuato alcuni incontri istituzionali con il prefetto di Agrigento, dottoressa Rita Cocciufa, affrontando anche argomentazioni di natura istituzionale, di cui si approfondirà la settimana prossima, come l'emergenza in atto, tra cui il Covid. Ha incontrato il procuratore di Agrigento, dottor Stefano Patronaggio, il cardinale Don Franco e il neoarcivescovo di Agrigento, Alessandro Milano. Intanto domani il sindaco Miccichè terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente i componenti della sua giunta. Siamo all'Istituto Politi di Agrigento. Facciamo il punto della situazione attuale con la dirigente scolastica Ferrandelli.
La situazione è precipitata negli ultimi giorni, è una situazione che è stata molto difficile sin dall'inizio dell'anno, perché quello che ci condiziona particolarmente è l'elevato numero di ragazzi che provengono dai paesi dell'Interland. Quindi già dall'inizio dell'anno noi abbiamo avuto richieste di genitori, giustamente, molto responsabilmente preoccupati, che i loro figli avevano avuto contatti con parenti o con amici, chi di Raffadali, chi di Aragona, soprattutto Aragona nei giorni passati, nei mesi passati, e chiedevano didattica a distanza per un periodo di tempo limitato, fin tanto che non veniva il periodo di quarantena che le era stato imposto o che volontariamente attivavano. E quindi siamo andati avanti così, fino a quando non ci è arrivata la comunicazione da parte di una docente che stava poco bene, aveva chiesto un giorno per motivi di salute, se non che intorno alle 12:30 l'una telefona dicendo che il medico le aveva suggerito il tampone preventivo, insomma un tampone questo col test veloce, col risultato veloce, ed è risultato positivo. Per cui ci siamo attivati per fronteggiare questa situazione di emergenza, intanto lì... considerato che la docente era stata in giro per le varie classi, abbiamo immediatamente deciso di chiudere il plesso per un giorno e provvedere alla sanificazione. Nel frattempo sono state identificate anche altre misure di prevenzione, che sono l'obbligo costante della mascherina, insomma altre cose. Anche il giorno dopo mi arriva un'altra telefonata di un genitore di Porto Empedocle. Allora, premettere che la docente viene da Raffadali, il genitore di Porto Empedocle mi dice che la figlia ha fatto il tampone ed è risultata positiva. Quindi partono anche i tentativi di mettermi in contatto con l'USCA, per cui riesco a mettermi in contatto e da lì partono, che so, l'invio degli elenchi del gruppo classe, i tamponi collettivi e quant'altro. E siamo arrivati a questo punto, perché poi dall'esito dei tamponi sono venute fuori non solo le conferme, ma anche qualche altro caso in più. Comincia a diffondersi il panico, cominciano nel momento in cui si vengono a conoscere i nomi, le paure dei contatti stretti, dei compagni, dei genitori, dei familiari. Che, ripeto, sono sempre e soltanto genitori di Porto Empedocle. E quindi adesso, oggi pomeriggio, ci saranno altre due classi che faranno pure i tamponi, perché da questo timore da parte dei genitori privatamente hanno provveduto per conto loro e sono risultati dei casi positivi, al che c'è stato poi l'intervento del... la disposizione sia del Dipartimento e del Sindaco per arrivare. Siamo arrivati a questo punto. Il Sindaco ieri, come primo suo atto, ha fatto questo, esatto, quindi diciamo. Ecco, ma attualmente qual è la situazione? Perché si fanno tanti numeri, 4, 5, 20, 50, insomma, attualmente qual è, diciamo, il reale di quante persone posto oggi? Allora, a lei le risulta almeno. Poi. Quelli certi finora sono due. Ma questi ipotetici che sono ancora in attesa di conferma del tampone molecolare, perché questi sono i risultati del tampone veloce, saranno 4-5. Già da ieri le due classi che avevano avuto questi risultati con delle positività all'interno delle classi erano state poste in quarantena, quindi non erano a scuola. Da stamattina già facevano didattica a distanza. Da stamattina la didattica a distanza fino al 4 di novembre è stata integrata, allargata anche a tutte le altre classi della sede centrale, ma anche alle classi del plesso di via Cimarra. Fino a quando è valida l'ordinanza? Fino al 4 di novembre, salvo disposizioni poi che potrebbero essere l'evoluzione della situazione, insomma.
Quindi si fa diciamo didattica, si fa didattica a distanza, però con computer, sì, sì, già, sì. La didattica integrata è stata attivata dall'inizio dell'anno, ma per gruppi di alunni. Adesso si allarga un po' a tutti gli alunni. Il problema resta, a quanto pare, il plesso Foderà, che stamattina, avendo contatti con i responsabili di plesso, ma anche dei messaggi da parte del componente del consiglio d'istituto, sono preoccupati pure loro, perché giustamente ci sono fratelli, sorelle di queste, anche se molti avevano già chiesto la didattica a distanza perché in quarantena o per precauzione, insomma, vista la situazione dilagante che c'è a Porto Empedocle. E a quanto pare mi dicono che oggi non sono entrati. Vedremo ora come gestire quest'altra, come si sviluppa quest'altra situazione. Da poco mi è arrivata la notizia di altri 6 casi di positività al coronavirus a Porto Empedocle. Vi prego di non creare allarme o allarmismo. In realtà noi abbiamo avuto 10 casi sinora in tutto, di cui 5 legati a un focolaio che si era creato in una classe della scuola media a Rizzo, che è stata immediatamente chiusa e prima di essere riaperta il 3 novembre al termine del periodo di quarantena verranno effettuate le opportune e doverose sanificazioni. Viceversa, questi nuovi casi sono una buona parte, 4, legati proprio a questo focolaio, perché si tratta dei familiari di uno dei ragazzini che ha contratto il coronavirus. Quindi ora in isolamento non c'è soltanto lui, ma tutta la famiglia. Io ho naturalmente, come mia prassi, chiamo telefonicamente tutti per vedere la situazione, per vedere come stanno. In realtà stanno tutti bene, si tratta di soggetti per lo più asintomatici, per cui salvo un lieve raffreddore che qualcuno ha mostrato, evidenziato, per il resto sono asintomatici. Quindi si tratta dei 4 familiari di uno dei ragazzini, quindi tutta la famiglia adesso è positiva, e poi quindi gli altri 2 casi sono invece 2 ragazze che fanno parte di quel focolaio riscontrato al Politi di Agrigento e che ha già determinato la chiusura dell'istituto. Di questi casi uno dei positivi, un familiare appunto, era docente al Foderà e mi ha detto che ha già segnalato all'ASP questa circostanza, e c'è un'altra poi circostanza che è in via assolutamente precauzionale, perché questa bambina non ha assolutamente nulla, si è deciso di fare il tampone ai bambini della classe che questa piscina, sorella di una delle ragazze che ha contratto il coronavirus facenti parte del focolaio del liceo Politi, sarà sottoposta, i bambini saranno sottoposti tutti a tampone rapido, proprio per evitare ogni possibile, in via precauzionale, per evitare ogni possibile problema. Quanto alle scuole vi voglio rassicurare, perché dentro le scuole si applicano in modo rigido i protocolli sanitari, tutto è tracciato, tutto è controllato, il problema semmai si verifica prima o dopo l'accesso alle scuole. Per esempio abbiamo saputo che una di queste famiglie usava portare tutti insieme i figli e i nipoti a scuola con una stessa macchina. Ora è evidente, se tu metti 5-6 persone, magari trattandosi bambini, stretti in una macchina, è chiaro che basta che ce n'è uno che abbia contratto il virus, che facilmente poi si possa determinare il contagio di tutti. Galati Mamertino, nel Messinese resta zona rossa, questo almeno fino a domenica prossima. Il servizio.
Fino alle ore 24 di domenica 25 ottobre, Galati Mamertino sarà ancora off limits. È stata infatti prorogata la zona rossa nel comune nebroideo del Messinese. Lo ha deciso il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, alla luce dei risultati dei tamponi effettuati. Le restrizioni restano le stesse dell'ordinanza che ha istituito la zona rossa dallo scorso 13 ottobre. Il primo termine era stato fissato per il 20 ottobre, adesso prolungato di altri 5 giorni. La decisione è arrivata dopo un confronto tra l'amministrazione comunale, i vertici ASP, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Carmelo Crisicelli e il capo della segreteria tecnica dell'assessorato regionale alla salute Ferdinando Croce. Alla luce dei dati relativi ai casi positivi al Covid-19 e all'andamento dell'epidemia nella nostra comunità, si è ritenuto in via cautelativa di prolungare le restrizioni fino a domenica 25 ottobre. Sono una cinquantina i tamponi molecolari per i quali nelle scorse ore sono arrivati gli esiti. Si tratta di test eseguiti su persone risultate già positive che hanno concluso i primi 10 giorni di quarantena e sui loro stretti familiari. Per quest'ultimi negativi al primo test, la negatività è stata confermata, mentre purtroppo per buona parte delle persone affette da Covid-19 l'esito è stato nuovamente positivo. Un lavoro di screening enorme ed estenuante, considerato l'altissimo numero di tamponi effettuati quotidianamente. Ci sentiamo di rivolgere, scrive all'amministrazione comunale di Galati Mamertino, un ulteriore appello ai nostri concittadini. Affinché continuino a comportarsi con grande senso di responsabilità e coesione come sinora fatto, nonostante questa proroga, che comunque era già nell'aria, stiamo già programmando la ripartenza, mettendo in atto una serie di misure per sostenere le famiglie e le imprese locali. Migliorare le condizioni organizzative della campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020-2021 ufficialmente iniziata il 5 ottobre scorso. È questo l'obiettivo che si pone l'interrogazione presentata dal deputato regionale siciliano Giuseppe Laccoto e rivolta al presidente della regione e all'assessore regionale alla salute. Il deputato regionale evidenzia che la vaccinazione anti-influenzale riveste un'importanza strategica nel quadro dell'emergenza pandemica che stiamo vivendo e tra l'altro ha il compito di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, considerata la similitudine nei sintomi tra Covid-19 e influenza. Nonostante la Regione abbia deciso di anticipare di circa un mese l'inizio della campagna, scrive Laccoto, è arrivata decisamente impreparata a questo appuntamento. Medici di famiglia e farmacie, prosegue Laccoto, denunciano gravi ritardi nella distribuzione delle dosi di vaccino che finora sono state consegnate col contagocce, mentre i pediatri attendono ancora di raggiungere l'accordo con la Regione. Il deputato regionale evidenzia poi nell'interrogazione che nei centri vaccinali di Messina e provincia si procederà a vaccinare esclusivamente tramite prenotazione telefonica da effettuare in uno strettissimo arco orario, con inevitabili intasamenti e disagi per l'utenza. I cittadini, prosegue Laccoto, si attendono una sanità moderna e funzionale e quindi sarebbe opportuno ottimizzare il sistema di prenotazione previsto dall'ASP di Messina, magari ricorrendo a più efficaci strumenti online, come è stato fatto in altre realtà isolane. Ma sono tanti i problemi legati all'organizzazione della campagna vaccinale messi in evidenza nell'atto ispettivo del deputato regionale. Secondo quanto previsto dai protocolli di sicurezza, infatti, si possono vaccinare 4 pazienti in un'ora ed è quindi praticamente impossibile garantire il distanziamento all'interno degli studi medici. Già da diverse settimane, afferma Laccoto, le associazioni di categoria dei medici di base e dei pediatri avevano chiesto di poter ampliare l'orario di lavoro o di poter utilizzare spazi adeguati come palestre, parrocchie, locali di aziende e altri luoghi per somministrare i vaccini e garantire il necessario distanziamento, ma l'appello è rimasto senza risposta. Da un lato quindi si decide di ampliare la platea dei soggetti a cui somministrare i vaccini antinfluenzali, ma poi non si mettono in condizioni medici sul territorio di operare in condizioni di tranquillità. Ho chiesto, conclude Laccoto, di incrementare le dosi di vaccino da acquistare in considerazione di una richiesta che appare maggiore delle aspettative, soprattutto per coprire i soggetti fragili e per evitare di avere sotto Natale il solito picco influenzale con un pericoloso sovraccarico negli ospedali.
La riorganizzazione del personale della regione siciliana è stata al centro di una riunione convocata dal governatore Nello Musumeci a Palazzo d'Orleans. Al termine dell'incontro è stato emesso un comunicato nel quale si sottolinea che il governo regionale, in coerenza con la direttiva già emanata dopo il suo insediamento nel 2018, esaurita la fase del rinnovo contrattuale del comparto, intende procedere con la riclassificazione del personale dipendente. Dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie, è stato avviato il percorso che tende a premiare il merito, consentendo così un adeguato utilizzo dei dipendenti in ragione del proprio titolo di studio e delle professionalità acquisite. Passiamo, ha detto Musumeci, dalla denuncia alla proposta che punta a fare spazio alla meritocrazia e alla redistribuzione del personale, ponendo fine a uffici con l'esubero di dipendenti che saranno invece destinati ad attività e strutture assai carenti di risorse umane. Entro qualche mese contiamo di definire il percorso e concretizzare gli obiettivi. Giacomo Causarano, dirigente regionale, è stato condannato dal GUP di Palermo con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di carcere. La condanna è relativa all'indagine di 2 anni fa sull'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, accusato di intestazione fittizia e corruzione, e dell'ex consulente della Lega Paolo Arata. I dettagli nel servizio. È stato condannato dal GUP di Palermo con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di carcere il dirigente regionale Giacomo Causarano. La condanna relativa all'indagine di 2 anni fa sull'imprenditore dell'eolico Alcamese Vito Nicastri, accusato di intestazione fittizia e corruzione, e dell'ex consulente della Lega Paolo Arata. Imputati per corruzione nell'ambito dell'inchiesta anche Alberto Tinnirello, anche lui dirigente della regione siciliana, e l'imprenditore milanese Antonello Barbieri, accusato di autoriciclaggio e intestazione fittizia. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, esisteva un giro di mazzette e favore a dirigenti della regione per far approvare progetti legati a impianti di energie alternative promossi da Nicastri e Arata. Nicastri sta attualmente collaborando con il PM Paolo Guido e Gianluca De Leo, dopo aver patteggiato la pena. Dai racconti del re dell'eolico si sta ricostruendo il giro di corruzione negli uffici della regione siciliana. Ogni volta che dovevo parlare con Alberto Tinnirello, responsabile dell'ufficio terzo dell'assessorato, è colui il quale avrebbe dovuto firmare l'autorizzazione, ha raccontato Nicastri. Mi rivolgevo al responsabile del procedimento, Giacomo Causarano. Quest'ultimo faceva da intermediario tra l'imprenditore e il dirigente Tinnirello, che per favorire il rilascio del permesso necessario per la costruzione di 2 impianti di biogas a Clatafimi e Francofonte si sarebbe intascato 500.000 euro. Nicastri avrebbe poi rivenduto il progetto approvato a grosse imprese del settore con guadagni intorno a 15 milioni di euro. Ho consegnato a Causarano, apprendiamo dai colleghi di Sicilia News 24, personalmente nei miei uffici 100.000 euro in tranche da 10-12.000 euro, denaro che secondo quanto riferitomi da Causarano avrebbe dovuto consegnare a Tinnirello, continua ancora Nicastri. Intanto sono state definitivamente chiuse le indagini per il sottosegretario Siri. La nuova accusa di corruzione per lui era arrivata oltre un mese fa. Nel procedimento coordinato da Mario Palazzi sono coinvolte altre 4 persone, tra cui proprio l'imprenditore Franco Paolo Arata. Il caso dell'ex sottosegretario leghista era esploso il 18 aprile del 2019, l'indagine era scaturita dalla nostra procura, la procura di Palermo. Nicastri, considerato dagli inquirenti come uno dei finanziatori di Matteo Messina Denaro, si intreccia in modo indissolubile e vorticoso con Roma. Gli investigatori siciliani infatti si sono imbattuti nei rapporti tra Arata e Siri. Secondo gli inquirenti, l'esponente del Carroccio avrebbe presentato emendamenti favorevoli agli affari di Arata e Nicastri in cambio di 30.000 euro. Le accuse al sottosegretario erano esplicite nel decreto di perquisizione della procura capitolina, dove si leggeva: Armando Siri, proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieolico, riceveva indebitamente la promessa e o la dazione di 30.000 euro da parte di Arata, amministratore di una serie di società operanti nel settore delle energie rinnovabili, in cui il socio fantasma è appunto Vito Nicastri. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Versare l'olio in mare è un reato ambientale, il grido d'allarme di Maria Amico Agrigento. Vediamo. Sono anni che Maria Amico si occupa di questo problema e monitora i fiumi dell'Agrigentino che nei mesi di ottobre e novembre si tingono di nero. L'immissione criminale di queste acque gravemente inquinanti distrugge l'intero ecosistema. Non basta appellarsi a chi non ha scrupoli e continua indisturbata ad inquinare, sottolinea il responsabile di Maria Amico, Claudio Lombardo. Non basta far leva sulla coscienza ambientalista, queste persone non ce l'hanno. Le istituzioni rappresentate dai sindaci, dai comuni, dall'ARPA, dall'ASP debbono vigilare su queste attività, mentre le forze dell'ordine debbono sanzionare chi sbaglia, afferma Lombardo. Questo è l'unico deterrente che porterà beneficio al territorio in modo che non venga puntualmente ed irreversibilmente danneggiato. Non bastano i servizi giornalistici e i video di Maria Amico a far da deterrente, bisogna passare nei casi di comprovata colpa alle relative sanzioni amministrative e penali. Dietro di me c'è il fiume Naro, come vedete è nero. Questo perché a monte qualche imprenditore disonesto ha abbandonato le proprie acque di vegetazione, che sono le acque reflue della molitura delle olive. Queste acque provocano la morte di tutto l'ecosistema perché sottraggono ossigeno. L'appello che noi facciamo è alle istituzioni e alle forze dell'ordine affinché controllino ed evitino questo disastro. Nuovo piano d'ambito dell'ATI di Agrigento. Entro il 30 novembre il piano va fisicamente completato, pena il rischio del commissariamento. Il commissario si è già insediato ed è in attesa che sia necessario il suo intervento. Ma come realizzare un piano d'ambito senza che i comuni abbiano votato lo statuto della nuova consortile, senza che l'ATI abbia definito tutta la procedura che riguarda il riconoscimento dei requisiti per la gestione diretta del servizio idrico? Ieri un incontro con le associazioni del territorio proprio su questi temi. Vediamo. Ecco, siamo con Fabrizio Raso. Quali le ultime novità relativamente alla gestione dell'acqua pubblica? Ricordiamo che recentemente si era chiesto il commissariamento per quei comuni che non avevano ancora approvato lo statuto. Quindi che novità ci sono? Allora, noi di Centro Consumatori Italia, insieme con altre associazioni di categoria e altri comitati civici dell'acqua, ieri abbiamo incontrato la commissaria ad acta Maria Annunziata Di Francesco e abbiamo avuto un confronto chiaro dove la commissaria ci ha rassicurato sui tempi della ripubblicizzazione del servizio, che si concluderà entro il 31 dicembre. La commissaria ci ha anche detto che c'è stata un'ulteriore proroga di 7 giorni verso quei comuni che ancora non avevano approvato lo statuto dell'azienda speciale consortile, dopodiché se non continueranno ad approvare lo statuto lo approverà lei d'ufficio. Siamo soddisfatti dell'incontro perché finalmente vediamo la luce sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Quali saranno i rapporti con Girgenti Acque? Ma Girgenti Acque, che non si chiama più Girgenti Acque ma si chiama servizio commissariale, una volta che sarà costituita l'azienda speciale consortile ed entrerà in servizio, cesserà di esistere. I compiti dell'ATI in questo caso quali sono? Ma i compiti dell'ATI e della commissaria in questo caso è quello di costituire l'azienda speciale consortile, di completare il piano d'ambito e di avviare poi il servizio idrico integrato con la nuova gestione pubblica. Ecco, voi siete fiduciosi che questo possa avvenire in un contesto provinciale come quello agrigentino? Siamo fiduciosi perché già buona parte del lavoro è stato fatto. Il sociologo agrigentino Francesco Pire esprime il suo parere, la sua opinione. Secondo Pire, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha fatto bene a chiedere all'influencer Chiara Ferragni e al marito Fedez di sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina. E Pire vuole spiegare i motivi per cui questa scelta funziona ed è vincente. Sentiamolo.
Ho trovato molto singolare la polemica che si è scatenata nelle ultime ore sul fatto che il presidente del Consiglio Conte ha chiesto a Fedez e a Chiara Ferragni di lanciare un appello tra i giovani per usare la mascherina. Tutta una polemica che nelle ultime 48 ore è stata consumata per dire ma è giusto, ma non è giusto coinvolgere gli influenti, i giovani devono capire da solo quello che devono fare, ma perché coinvolgere loro allora significa che da soli non sanno pensare, non sanno ragionare. No, significa che gli influencer fanno gli influencer e si chiamano influencer perché riescono ad andare su Instagram e a convincere con le loro parole, con la loro credibilità, con la loro forza, con la capacità comunicativa che hanno, spingono le persone ad assumere determinati comportamenti. E questo è un atteggiamento che può essere utilizzabile anche per una campagna di comunicazione sociale importantissima come quella di far usare le mascherine in questo momento in cui il numero dei contagi si è elevato a dismisura. Non trovo molto adeguate le polemiche il fatto che Fedez abbia i tatuaggi o che la Chiara Ferragni attui ogni giorno un mulino bianco con la famiglia perfetta online. È proprio questo che funziona, è proprio il mix tra i tatuaggi del marito, la seduzione della moglie, l'ingenuità del bambino, l'annuncio che tra poco arriverà un altro piccolo Ferragnez o un'altra piccola Ferragnez. Ecco, questi annunci servono per convincere le persone a seguirli e questi influencer riescono ad essere forti e credibili proprio per questo motivo. Quindi a mio parere ha fatto molto bene il Presidente del Consiglio a fare questa scelta, che è una scelta che permette ai giovani di comprendere nei loro codici comunicativi, con il loro linguaggio, con lo slang giusto, con l'efficacia giusto, un messaggio che in questo momento è importantissimo. Mettete la mascherina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.